Ciao, oggi ti voglio parlare di un oggetto che può risultare utile nel nostro impianto elettrico. Si tratta di un misuratore digitale, smart, con funzione di interruttore, che ci fornisce parecchie informazioni utili. Possiamo gestirlo attraverso il nostro smartphone perché si collega alla Wi-Fi di casa. Mi è arrivato 2 giorni fa e devo dire che sembra funzionare bene. Vediamo perché ho scelto proprio questo modello. Innanzitutto esegue una lettura RMS dell'energia elettrica che lo attraversa, quindi più precisa perché non influenzata dalle imperfezioni delle onde sinusoidali della corrente. Poi legge il consumo in kilowatt, sia positivo che negativo, cioè nel caso abbiamo un impianto fotovoltaico legge sia la corrente che preleviamo dalla rete che quella che eventualmente immettiamo in rete grazie ai pannelli solari. Altra funzione interessante è la misurazione della potenza attiva e di quella reattiva. In poche parole, non tutta la corrente che entra in casa attraverso il contatore viene sfruttata dai nostri dispositivi elettrici. Specialmente quelli induttivi, come motori, trasformatori, eccetera, consumano una parte di questa energia senza trasformarla in lavoro utile. Si tratta appunto della potenza reattiva. Questo fenomeno è dovuto allo sfasamento fra tensione e corrente che si viene a formare negli impianti elettrici a corrente alternata. Infatti questo lettore ci mostra anche il fattore di potenza cosφ, che è il rapporto fra potenza attiva e quella reattiva nel nostro impianto elettrico. Solo a titolo di informazione, non è il caso della piccola utenza domestica, ma in Italia tutte le utenze che hanno una fornitura superiore a 16 kW sono costrette ad installare dei difasatori per correggere il fattore di sfasamento cosφ del proprio impianto elettrico, rischio sanzione in bolletta. Adesso vediamo velocemente come configurare e gestire questo strumento attraverso l'app. Ecco, vediamo come configurare il dispositivo nell'app. Adesso vediamo che il LED blu qui la sta lampeggiando, quindi vuol dire che non è collegato a nessuna Wi-Fi. Allora, apriamo l'app. Io in questo caso uso Tuya Smart, quindi apro. Ecco, clicco su più per aggiungere un nuovo dispositivo. Vado a scegliere nella lista la categoria Energy, e c'è scritto qui modulo interruttore Wi-Fi. Clicco su questo. Ecco, qua devo scegliere la mia Wi-Fi e inserire la password d'accesso alla mia Wi-Fi e clicco su avanti. Ok, mi chiede, vedi lampeggiare il dispositivo? Sì, ok, vado avanti. Ed ecco che il dispositivo, il LED blu, è diventato fisso, quindi vuol dire che è riuscito ad agganciarsi alla Wi-Fi di casa. Qui clicco su fine. Ecco, sta già entrando nell'applicazione. Qui troviamo 4 bottoni qui sotto in basso. Scegliendo l'ultimo vedo in tempo reale quanto sta consumando. Adesso è spento. Accendiamo un alimentatore a cui è collegato una lampada, infatti questo segna che sta consumando quasi 35 watt e qui vedo il consumo in ampere, in watt. Poi sotto qui c'è anche sotto forma di grafico il consumo quotidiano sotto forma di grafico, e poi ho la possibilità di qui il secondo pulsante di impostare dei timer, quindi far accendere e spegnere il dispositivo, o meglio questo misuratore fa anche da funzione da interruttore. Infatti nella prima schermata c'è questo enorme pulsante, adesso c'è scritto qua power on, cioè adesso è acceso. Se clicco, ecco, si è spento, quindi ha tolto il passaggio di corrente. E qui vedo che si è acceso il LED rosso qui, che mi indica appunto che non è acceso. Riclicco di nuovo. Ecco. Adesso riaccendo il carico, qua si era spento. Ok. Poi appunto la funzione di interruttore la posso pianificare con degli orari durante i vari giorni. Posso fare anche impostare un countdown, quindi farla spegnere dopo tot minuti magari. Ecco,
qui il display è piccolino, suppongo che non si vedrà in telecamera, però c'è un pulsante che serve a rotazione a mostrare tutti quanti i dati che legge il misuratore. Allora, ho stampato una porzione del manuale qui, e appunto a rotazione vedremo tutti questi dati, fra cui accennavo appunto abbastanza interessanti, oltre alla reale corrente che passa, alla tensione. Troviamo anche la potenza attiva, anche la potenza reattiva, il fattore di potenza. Quindi questi sono i dati che possiamo leggere dal display. Appunto, l'unica cosa che dispiace è che questi dati non sono tutti presenti nell'applicazione. Non so se la miglioreranno in futuro, però al momento ci sono pochi di questi dati sull'applicazione. E tu cosa ne pensi? Vale il prezzo pagato? Con l'augurio che tu abbia trovato informazioni utili sull'argomento in questo video, ti ringrazio per avermi seguito. Ciao, alla prossima!